Cari amici di Motori TV, benvenuti a una nuova puntata di Full Optional a tutto gas. Quest'oggi protagoniste della puntata le auto storiche, proprio come piace a noi in versione racing. Siamo orgogliosi di affrontare di nuovo, di parlare di questo affascinante mondo. Lo faremo insieme a un pilota veramente importante che ci onora della sua presenza nei nostri studi insieme alla sua navigatrice. Ma prima di svelarvi quale sarà l'ospite di questa sera, saluto Gabriele. Gabriele, ciao. Ciao Paola, buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. Hai detto bene, un tema veramente affascinante che appassiona tutti e soprattutto che appassiona diverse generazioni. E ne abbiamo un esempio proprio qui in studio, perché abbiamo due ospiti che appartengono a due generazioni opposte, che però condividono la stessa passione e oltretutto la stessa macchina. Con la stessa macchina hanno vinto un campionato. Io direi di andare subito a scoprire chi sono i nostri ospiti. Bene, gli ospiti di questa sera, a cui diamo il benvenuto, sono Fabrizio Pardi, benvenuto. Grazie, buonasera. Grazie di aver aderito al nostro invito. E Silvia Bianco Francesetti. Buonasera. Lui è un pilota, un grande pilota, e la sua navigatrice da 2 anni. Ecco, ma partiamo questa lunga carriera, no? Costellata di successi, che parte dal 79, siete comunque giovani entrambi, e comunque lui un pochino, qualche capello bianco in più. Parte dal 79, dicevamo, ma partiamo dal dato più recente, no? Da questa vittoria, no? Nel 2018. Questo successo ha vinto infatti Fabrizio Pardi la classe 1003 del primo raggruppamento nel campionato italiano Rally Auto Storiche con la sua Lancia Fulvia HF Gruppo 4, quest'auto bellissima che insomma ti accompagna, sì, no? in questo periodo, in questa fase della tua vita. Sì, diciamo che abbiamo vinto questo campionato con una bellissima, oserei dire, Fulvia HF, che tra l'altro è la vettura per eccellenza più amata, credo, dagli appassionati italiani. Perché è bellissima, qua, davvero. Sì. Perché è stata la prima auto italiana con equipaggio italiano a vincere il rally più famoso del mondo, cioè il rally di Monte Carlo. E quindi è rimasta nel cuore di tutti. Mi dicono sempre che ci vuole un bel coraggio per portare in gara una macchina del genere, perché è molto rara. Però io mi ci diverto, ed è giusto che chi ha queste vetture le porti appunto in gara e le faccia vedere, agli appassionati, no? Certo. Le riporti agli antichi fasti. Assolutamente. Comunque, quale velocità massima hai toccato con questa vettura? Queste vetture, diciamo che sono preparate apposta per i rally, quindi hanno, la mia in particolare poi ha un cambio ravvicinato, diciamo che la velocità di punta raggiunge al massimo i 130-140 km all'ora, forse nemmeno, però sono vetture che non hanno nessuna assistenza elettronica, quindi non è facile, non sono facili da portare in gara. Quindi servofreno, immagino. Hanno servofreno, non hanno servosterzo, anzi, diciamo che a guidarla è un camion, quindi è molto difficile, è molto faticoso. Però sono macchine che danno delle soddisfazioni assolute. Ecco. Non siete in tanti a possedere questo particolare esemplare di Fulvia, vero? È così? No, assolutamente, anzi. L'HF 1003 è forse una delle più rare HF, perché le 1006, delle 1006 ne hanno costruite di più, mentre la 1003 mi pare che sia sugli 800, intorno agli 800 esemplari, e quindi tante sono andate distrutte, tante sono andate perse, ce ne sono pochissime ancora in giro, e questa è una di quelle. Tra l'altro è una di quelle appunto in assetto corsa, che aveva delle cose un po' più particolari della vettura di serie, perché di serie nasceva a 4 marce, questa è già una delle ultime esemplari da corsa modificata col cambio a 5 marce, con lo sportello del serbatoio alto, quindi
molto rara e ha un valore abbastanza importante. Ecco, Silvia, tu eri al fianco quindi del nostro pilota e da 2 anni, no, che è nato la vostra collaborazione. Come nasce questo vostro incontro? Tramite un nostro amico in comune con cui correvo già io, e quindi Fabri ha chiesto se ero disponibile a fare le gare che rimanevano del campionato italiano con lui, e quindi abbiamo iniziato così, e poi nel 2018 abbiamo fatto tutto il campionato italiano insieme. Quindi già subito la vittoria, all'inizio avete subito coronato questo incontro con una vittoria, e raccontateci un po' di questo campionato, come si è svolto, quali erano le tappe più significative, a entrambi poniamo la domanda, un po' le impressioni che avete raccolto entrambi. Ma il campionato Rally Autostoriche CIRAS si chiama, è un campionato bellissimo, tra l'altro è uno dei campionati più seguiti a mio avviso dopo la Formula 1, perché le storiche appassionano molti e diciamo che ha un target abbastanza elevato e abbastanza particolare. I concorrenti sono molti, ci sono tantissimi giovani che si avvicinano proprio all'automobilismo tramite le gare storiche. Le macchine sono bellissime, ci sono delle macchine assolutamente favolose, di un prestigio alto, di un valore alto, e i concorrenti sono ancora concorrenti di un certo tipo di rallismo passato. C'è molta rivalità, però c'è anche molta amicizia. Noi abbiamo incontrato molte persone con le quali siamo diventate molto molto amici, e devo dire che è un ambiente per me molto bello, molto interessante, e diciamo che affascina molto. Ecco, anche per te la stessa impressione, visto che insomma, oltre a essere giovanissima, sei anche una donna. Ecco, però da quello che vediamo dalle cronache, sta diventando insomma un'appassionaccia che coinvolge anche molto il mondo femminile. Ecco, come vengono accolte le donne in un ambiente che sembrerebbe insomma appannaggio un po' maschile, maschilista? No, nell'ambiente dei rally storici sono tutti dei gentiluomini, quindi ci trattano davvero bene, no? È molto bello come ambiente anche per noi donne, siamo numerose comunque perché ci sono molte navigatrici e ci accolgono molto bene, sono tutti simpatici, ci mettono a nostro agio, scherzano, però nella giusta misura, no? È molto piacevole la compagnia, bello. Come nasce la tua passione per i piloti e quando hai deciso di diventare una navigatrice, Silvia? Beh, la mia passione nasce a causa di mio padre, diciamo, perché mi ha sempre accompagnata fin da piccola a vedere i rally. Quindi andavamo a vedere il campionato italiano, eravamo in un fans club e seguivamo tutte le gare. Poi nel 2016 un mio amico mi ha invitata a partecipare a un talent, quindi ci siamo iscritti, lui come pilota, io come navigatrice, e poi lui purtroppo non ha potuto continuare. Io sono stata selezionata fino alle finali e avendo vinto la categoria femminile dei navigatori mi hanno fatto partecipare a una gara come premio e quindi da lì ho iniziato a correre. Ecco Fabrizio, ma questa collaborazione con il navigatore è fondamentale, no? Per raggiungere un successo, da quello che sappiamo, sentiamo dalle voci dei piloti, no? Che l'intesa che si crea col navigatore è essenziale perché si possano raggiungere dei risultati. Tra di voi è scoccata subito la scintilla, come si capisce che insomma sei nelle mani giuste, insomma è sicuramente una guida che non da cambiare, diciamo. Ma devo dire che il sodalizio è nato, come diceva Silvia, per caso tramite un nostro amico comune, ed è andato subito, cioè si è rivelato subito un sodalizio al top, no? Nel senso che mi sono subito trovato molto bene con Silvia. Perché nonostante a guardarla sia uno pensi che sia
una ragazzina giovane, insomma, delicata, invece no, non è così, anche perché il navigatore deve essere colui che ogni tanto prende delle decisioni anche abbastanza importanti, e a volte deve essere anche colui che molte volte calma il pilota, che magari diventa un po' irruente in qualche manovra particolare, no? Oppure si agita perché succede qualcosa. E deve essere la persona che a volte decide anche la scelta delle gomme, deve decidere e pianificare le assistenze, e deve sapere e imparare quasi a memoria ogni trasferimento, e quindi deve prendere delle decisioni anche sul dare indicazioni sulla strada al pilota, e a volte deve essere deciso, no? Adesso racconto una storia. Eravamo al rally dell'Isola d'Elba e c'era un trasferimento quasi impossibile in una strada che a me sembrava che andasse in una casa, e a un certo punto Silvia mi dice: allora adesso devi girare a destra per quella strada lì, e io vedevo altri concorrenti che venivano in senso contrario, no? E allora ho detto a Silvia: ma veramente sei sicura? Perché vedo gli altri che... E lei mi ha detto: tu stai zitto e fai quello che dico io. Ed era la strada giusta. Certo. Quindi deve prendere delle... cioè, nonostante... Quindi erano gli altri la si veda così persi. Un po'. Erano gli altri che si erano persi. E quindi lei è una ragazza tosta. Molto grintosa, insomma. Molto grintosa. Quello che si vince dai tuoi racconti. E Fabrizio, sappiamo che hai anche un figlio tu, no? Anche tu hai trasmesso la tua passionaccia a... Sì. Sì, ho un figlio che si chiama Stefano, che aveva iniziato a correre con me un po' di anni fa e poi per impegni di lavoro ha smesso. È appassionato, però non può dedicarsi alle corse automobilistiche, anche perché è sempre in giro per il mondo. Certo. Mentre parliamo di te, degli esordi, no? La classica curiosità che sorge spontanea, invece in te come è nata questa passione? Ma diciamo che la passione in me, allo stesso modo di Silvia, è stata trasmessa da mio padre, perché anche mio padre era un appassionato di automobili, e quindi mi ricordo che nella seconda metà degli anni 70 mi consentì di acquistare una vecchia Simca Rally 2, la mitica Simca Rally 2 con la quale ho cominciato a correre, e lui me la preparava di notte e io il giorno dopo andavo a correre. Mia mamma mi veniva a vedere alla partenza, carinissima, e mi diceva: mi raccomando, vai piano. E poi mi guardava negli occhi e mi diceva: anzi no, vai forte ma fai attenzione. e quindi questo è il ricordo più bello che ho di mia mamma e di mio papà, che mi preparava la macchina di notte. E quindi ho cominciato così, con questa Simca Rally 2, a fare qualche garetta, e poi dopo da lì è venuto tutto il resto, è venuta tutta la mia, diciamo, tra virgolette, carriera, perché insomma noi siamo dei gentleman driver, non siamo dei piloti veri e propri, però siamo degli appassionati che alla domenica, invece di andare da altre parti, si siedono in macchina e si mettono a correre come dei pazzi quando corriamo. Quando invece andiamo in giro per la strada con la nostra macchina di serie, facciamo attenzione a quello che facciamo e assolutamente seguiamo le regole. Perché va bene correre in pista, ma seguire sulla strada, le regole, insomma, e fare attenzione sulla strada, circolano altre persone, è un discorso, certo, diverso. E tu ne sai qualcosa, essendo anche un istruttore di guida sicura, ne parleremo però più tardi nel proseguo della trasmissione. Volevo tornare sulla carriera, chiamiamola così, la tua carriera. Parlavi prima di tuo figlio, dicevi che ha dovuto rinunciare a correre per motivi di lavoro. Allora chiedo: quanti sacrifici bisogna fare
per alimentare questa passione, che non è una professione, quindi non può essere un primo lavoro, bisogna sempre ritagliarsi del tempo e anche fare dei sacrifici economici importanti. Beh, assolutamente sì, bisogna cercare di unire l'utile al dilettevole. Io sono stato fortunato perché ho fatto della mia passione il mio lavoro. Quindi il lavoro principale. Il mio lavoro principale è quello di fare l'istruttore di guida sicura e l'istruttore di guida sportiva, e quindi di occuparmi tutti i giorni di automobili e di corse. E purtroppo c'è anche chi non può unire queste due cose e deve ritagliarsi dei tempi, per esempio le ferie, adoperare le ferie per correre in macchina invece che andare al mare oppure in montagna, fare dei sacrifici spendendo molti soldi o cercando degli sponsor, insomma diciamo che non è facile, però non è neanche difficilissimo, perché comunque chi ha la passione sa comunque destreggiarsi in queste cose. Anche per te, Silvia, è così? Cioè, hai avuto delle difficoltà, abbiamo visto dal punto di vista insomma umano, di amicizia, tutto rose e fiori, ma dal punto di vista del riuscire a partecipare a queste manifestazioni, insomma avere anche un'auto che sappiamo che necessita di un supporto, di un sostegno economico importante, che quindi diventa difficile, no? Oneroso, soprattutto per le giovani generazioni. È sicuramente impegnativo, se c'è la passione si trova sempre una maniera. Io poi sono fortunata perché come lavoro faccio l'architetto, il mio datore di lavoro anche lui è appassionato, quindi è sempre disponibile, io riesco a gestirmi il lavoro portandomi il mio PC e lavorando anche quando siamo in trasferta, perché magari delle volte si parte anche il martedì per poi tornare la domenica notte e quindi nei tempi morti riesco a lavorare. Però bisogna autogestirsi e cercare di trovare il tempo e lo spazio per tutto. Ecco Fabrizio, tu prima hai detto una cosa che mi ha colpito, questi rally storici vedono sempre più la partecipazione di ragazzi, di giovani, no? Che spesso vengono dipinti un po' i millennials, le nuove generazioni, come quelle solo attaccate alle diavolerie elettroniche, invece comunque il mondo delle auto storiche ha sempre il suo appeal, il suo fascino che insomma si... ha presa anche sui più giovani. Sì, assolutamente. Ci sono molti, molti giovani che corrono con le auto storiche, come dicevo prima. Il motivo preciso non me lo sono mai, cioè non lo so. Potrebbe essere che forse con certe vetture costa un pochino meno che correre con le moderne. Anche qui nel campo delle storiche sono nati i noleggiatori, quindi noleggiare una vettura storica, diciamo di un certo periodo, sicuramente costa meno che noleggiare una vettura moderna da assoluto. Con qualche vettura storica che non costa tantissimo si può arrivare anche a fare dei buoni risultati. E quindi a questo punto penso che il motivo sia questo, dell'attirare i giovani. Ma comunque ce ne sono veramente tanti e poi possiamo solo che essere contenti, anche perché comunque nei rally storici, come dicevo prima, ci sono, diciamo, gli iscritti superano sempre i 100. Mentre invece nelle moderne a volte... Ecco, tra l'altro sono entrambi i rally storici moderni, sono entrambi gare di velocità, no? Sono certo. Tutti gli effetti, cioè lo stesso certo. Regolamento... Gli stessi regolamenti, sono gare di velocità, e anzi diciamo che nelle storiche noi a volte in certe gare siamo quelli che facciamo più strada noi con le storiche che i piloti con le moderne. Per esempio a Sanremo mi pare che facessero solo la seconda tappa, no, loro no, all'Alpi Orientali. All'Alpi Orientali, in Friuli, sì. Loro facevano la metà del percorso che facevamo noi, pur essendo di campionato italiano.
Quindi diciamo che i piloti delle storiche sono dei veterani, dei duri, che guidando macchine storiche e vetture che, come dicevo prima, non hanno nessuna assistenza elettronica, e quindi a volte sembra di guidare un camion, siamo ancora abbastanza forti. Ecco, ripercorriamo un po' questo campionato che avete vinto nel 2018, se vi va, avete partecipato a 6 gare sulle 8 a disposizione e lo avete vinto con 2 gare d'anticipo. Raccontateci qualche aneddoto, quali sono state le gare più avvincenti, più entusiasmanti, quelle in cui è successo qualcosa di particolare o magari anche qualche errore, qualche uscita di strada, insomma qualche aneddoto su questo campionato. Fortunatamente uscite di strada no, ecco, non ce ne sono state e speriamo che, insomma, facendo le corna non ce ne siano mai, perché cioè, uscire di strada con una macchina del genere sarebbe un bel danno. Esatto, per la macchina e poi anche per la nostra incolumità, certo, no. Anche se comunque anche le vetture storiche devono sottostare a tutti i regolamenti sulla sicurezza come le vetture moderne. Detto questo, io credo che la gara che ci ha dato più soddisfazione, e credo che sia d'accordo anche Silvia, sia stata il Rally Campagnolo, dove abbiamo vinto la nostra classe e abbiamo fatto un tempo nella classifica assoluta, di tutto rispetto, nell'ultima prova speciale in discesa con la pioggia e con le ruote, con le gomme da asciutto. Abbiamo vinto praticamente la gara all'ultima prova sulla pioggia, sulla strada bagnata, in discesa al Campagnolo. Credo che sia stata la gara più emozionante di tutte, quella. Mentre invece ci sono gare molto belle, come per esempio l'Elba Storico, la Targa Florio, che quest'anno non abbiamo fatto, ho fatto l'anno scorso, che è la corsa più antica del mondo, il Rally di Sanremo, che è comunque è sempre una gara molto importante, che è stata per anni un appuntamento di campionato del mondo, e poi il Rally della Lana, che ecco, praticamente lei quasi non è, il rally. Non è mai arrivato alla fine, corretto? No, non ero mai arrivato alla fine del Rally della Lana. E invece l'anno scorso e quest'anno, con la nostra Fulvia HF, finalmente quest'anno abbiamo vinto anche il raggruppamento del trofeo Michelin e la classe del primo raggruppamento. Quindi è stata una grande soddisfazione. C'è anche la possibilità, Silvia, di scoprire paesaggi davvero bellissimi, di girare l'Italia, insomma c'è tanto da guadagnare, no? in questa passione. Sì, è bellissimo, come diceva Fabrizio prima, l'Elba ad esempio è stupendo, perché a tutti gli effetti, andando a fine settembre, il tempo è ancora bello, si fa il bagno, quindi si fanno le ricognizioni e poi alla sera, prima di andare a cena, si può fare il bagno. Poi abbiamo fatto una gara anche ad Arezzo, quindi una bellissima città, eravamo stati in Friuli l'anno scorso, quindi a Cividale, anche lì molto bello, Sanremo, che vabbè è bellissimo già solo per la gara di per sé, e poi Sanremo è una bellissima città. Sì, c'è l'opportunità di girare e vedere posti che diversamente magari uno non avrebbe la possibilità di visitare, quello sì. E poi, visto che Silvia è un architetto, ogni tanto mi fa notare qualche chiesa antica o qualche monumento, vero? Sì. Specialmente ad Arezzo, dove tutto questo è in gara. Dove ci sono i trasferimenti, allora si passa in questi paesi dove c'è ancora monumenti e architetture e chiese di fascino assoluto. Ecco, diciamo che è un bel mestiere correre in macchina, sarebbe un bel mestiere correre in macchina, noi lo facciamo da appassionati, però comunque le soddisfazioni comunque sono molto grandi. E come vi siete preparati a questo campionato? Come ci si prepara e ci si allena? Beh, ci alleniamo andando a fare le ricognizioni, quindi noi partiamo una settimana prima, di solito, a volte quando andiamo per esempio all'Elba, dove andiamo anche a fare il bagno, come diceva Silvia, quindi è una trasferta molto piacevole, partiamo anche 10 giorni prima, naturalmente
facendo le ferie, sprecando i giorni di ferie, ma non dico tanto sprecando, ma usando i giorni di ferie per queste cose, e cominciamo a fare le ricognizioni, a provare il percorso, a prendere le note e insomma a rifarlo, a provare, eccetera, eccetera, affinché tutto quanto va bene, fino ad arrivare al giorno delle verifiche e partire per la gara. Ecco, questa è la preparazione. Poi diciamo che c'è anche una preparazione, diciamo, fisica, ecco. Ma per noi che siamo un po' anziani, non più proprio tanto tanto fisica, ma comunque sì, un po' di bicicletta, un po' di camminate facendo tanti chilometri per tenersi un po' in forma fisica, ci vuole, ecco. Anche un navigatore ha bisogno di una preparazione fisica personalizzata, specifica? Sì, un minimo di preparazione fisica ci vuole, specialmente per le gare d'estate, quando fa tanto caldo, in macchina è molto caldo. Però secondo me è più importante una preparazione mentale, devi studiare il regolamento per ogni quello generale, e poi in ogni gara studiare il regolamento specifico, perché devi sapere ogni cosa sempre, in qualsiasi momento, se c'è un'emergenza o qualsiasi cosa, quindi devi sì prepararti a livello di documenti e regolamento, e poi vabbè sistemare tutte le note, controllare le tempistiche dei trasferimenti e quindi pianificare tutto bene prima, anche le assistenze. E sicuramente sì, la componente psicologica è fondamentale, immagino. E il segreto del successo, secondo voi, di una coppia, da che cosa è determinato? Quali sono gli ingredienti più importanti per raggiungere dei risultati? Ma dico io, parto io. Secondo me l'affiatamento col navigatore è importantissimo dal punto di vista della fiducia. Sì, l'abbiamo anche sentito dal racconto dell'aneddoto precedente, se non sì, c'è fiducia. Esatto, dal punto di vista della fiducia, ma è poi anche dalla simpatia, cioè secondo me si sprigiona come posso dire, una specie di chimica. Di chimica, esatto. Con Silvia ci siamo subito sentiti a nostro agio, sia io che lei, e quindi è nato questo sodalizio e sta andando avanti molto bene, perché siamo molto contenti, io sono molto contento di lei e lei credo sì, che sia contenta di me, spero. Bene, ma abbiamo purtroppo la pubblicità, sì, cioè purtroppo, fortunatamente c'è la pubblicità, ma purtroppo ci interrompiamo, ma torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme dagli studi di Full Optional a tutto gas, stiamo parlando di rally storici e lo facciamo ripercorrendo la carriera di un pilota, Fabrizio Pardi, insieme alla sua navigatrice Silvia Bianco Francesetti. Bene, ci hanno raccontato nella prima parte di questa puntata del loro ultimo successo, quello del sono riusciti appunto a coronare questa grande vittoria del campionato italiano, e adesso continuiamo a parlare di questa passione. Fabrizio, abbiamo passato un po' al setaccio tutti quelli che sono i preparativi dal punto di vista di allenamento, dal punto di vista psicologico, come vengono fatte le ricognizioni, le prove speciali, ecco, ma c'è anche una preparazione che riguarda le macchine, no? In cosa consiste essenzialmente? Beh, consiste nella preparazione proprio appunto della vettura, cioè è una preparazione vera e propria, ed è un mantenimento di questa preparazione, che si chiamano rialzi, durante tutto l'arco dell'anno, durante tutto il campionato. Noi siamo seguiti, cioè la nostra vettura è fatta, preparata dall'Officina Ratto di Savona, che è appunto un'officina oggi tra le più conosciute in Europa, sicuramente in Italia, per quanto riguarda la Lancia Fulvia, e poi siamo seguiti per le assistenze dalla scuderia Nord Piemonte e dall'officina. Sono stati anche i nostri ospiti, Full Optional. Sì, scuderia Nord Piemonte. Mauro Mabritto, il sì, presidente, sì.
E poi dall'officina Custom Garage, Salvarani Custom Garage, che è un'officina di Ivrea, appunto, con Alex e Massimo, e poi Enrico, Tommaso e Gabriele, che fanno parte del team dell'officina Ratto. Come si può notare, le persone sono tante che girano intorno alla nostra vettura, anzi veramente le vetture sono due, però diciamo che comunque per due vetture sono tante persone che girano intorno e che ci lavorano, quindi è un impegno molto importante, ecco. Ecco, Soldoni come la si prepara proprio concretamente? Cioè le gomme, la vettura è preparata, sì, la vettura è preparata innanzitutto di motore, quindi un motore nella versione gruppo 4 della sua epoca, con degli accorgimenti un pochino più diciamo moderni, però comunque sempre a regolamento dell'epoca, il cambio, l'assetto, l'interno della macchina con gli accessori di sicurezza, quindi il roll bar, l'impianto di estinzione, i sedili e le cinture, eccetera eccetera, la scocca e diciamo l'assetto, ecco. Queste sono le principali caratteristiche con le quali sono preparata la mia vettura, che d'altronde sono, diciamo, è la normalità anche per quanto riguarda le vetture moderne. Diciamo che le vetture storiche sono allo stesso modo delle moderne, diciamo, passate ai raggi X, certo, alla fine di ogni gara dal preparatore. Ecco, l'auto di cui ci stavi parlando è la Lancia Fulvia HF gruppo 4, no? Quella che abbiamo visto anche in apertura di trasmissione, bellissima, eccola qua. Sì. Qual è l'auto più bella, performante, divertente che è rimasta nel tuo cuore, che è nel tuo cuore? Ma io, vettura da corsa o da vettura? Corsa. Vettura da corsa, io ho corso, se devo dire la vettura che mi è rimasta nel cuore è la mia prima vettura da corsa, quindi la Simca Rally 2, con cui molti piloti della mia generazione hanno iniziato a correre, si sono cimentati e hanno cominciato a vincere, ecco, appunto delle gare. Ma questo perché? Proprio lei? Perché a livello ideale? Perché è stata la prima? Perché sì, è stata la prima, e poi comunque era una bella vettura dal punto di vista tecnico e dal punto di vista diciamo di come posso dire di caratteristiche della macchina per appunto portarla in gara, e con la quale riuscivi anche a fare dei risultati all'epoca anche abbastanza importanti. Poi, se non sbaglio, hai guidato anche una BMW M3, una Renault Clio Williams, insomma macchine, sì, comunque importanti, dalle prestazioni notevoli. Sì, sì, poi ho corso con la Sunbeam Talbot gruppo 2, ho corso con una BMW M3, con una Clio Williams, e però diciamo che la macchina che mi è rimasta nel cuore, anche se le altre erano molto divertenti, specialmente la Sunbeam, è stata una delle vetture più divertenti da guidare, se devo dire la vettura che mi è rimasta nel cuore è la Simca, continuo con la Simca. Mentre le vetture, insomma, moderne, elettroniche, se ti dessero le chiavi, quale sceglieresti e soprattutto ti cimenteresti in una gara di un rally moderno? Ma guarda, io mi diverto anche in pista ogni tanto con delle vetture d'epoca, con delle Formula, per esempio delle Formula Junior, ho guidato una Elva Formula Junior del 1959 che ha partecipato 4 anni fa al Gran Premio Storico di Monte Carlo, ho guidato sempre in pista qualche Formula 3, e poi ho lavorato con aziende, con case automobilistiche tipo Mercedes AMG, Ferrari, Maserati, Porsche, e devo dire che ho guidato molte vetture, ma se dovessi scegliere oggi una vettura, sinceramente non saprei quale scegliere. Quasi sicuramente andrei forse sull'elettrico. Ah,
Una voce in controtendenza rispetto a... quindi... No, rispetto appunto a... Ma per andare in giro tutti i giorni, per correre no, per andare in giro tutti i giorni, per guidare nel traffico forse oggi anche con una maggiore attenzione all'ambiente, devo dire che ci sono delle vetture elettriche che comunque danno una soddisfazione nella guida, perché non so se avete mai guidato una macchina elettrica, una vettura elettrica, ma hanno... una ripresa molto, molto importante, anche perché hanno la potenza e la coppia subito a zero giri, hanno già la coppia massima, e quindi sono delle vetture elettriche che sono molto, molto divertenti da guidare. Gli appassionati ne contestano il non rumore, e questa è l'unica forse pecca, no, di queste vetture moderne. Certo, gli appassionati ne contestano la silenziosità. Sì. Infatti sabato scorso guardavo il Gran Premio di Formula E. E quelle sono già molto rumorose, sì. Sono già molto rumorose perché fischiano, non so se avete sentito il fischio che fanno, ma ci sono anche dei mezzi senza motore che fanno rumore, Per esempio prima parlavamo di mio figlio è ingegnere aerospaziale e si occupa delle barche della Coppa America, e mi racconta ogni tanto che quando queste barche viaggiano a 50 nodi, quindi a 100 all'ora, con pochissimi nodi di vento, fanno un rumore infernale, pur essendo senza motore. Anzi, sembrano degli aerei, mi dice. Quindi anche le vetture elettriche potrebbero diventare rumorose, non credo che ci siano proprio tanti problemi a farle diventare. Silvia, volevo chiedere a te invece se hai mai pensato di diventare, passare dall'altra parte, diventare pilota, o comunque se hai mai provato a guidare una di queste vetture storiche. No, per il momento non ho ancora mai provato, magari in futuro, ma al momento mi limito a sedermi a destra, poi si vedrà. Non c'è però questa passione, anche questa velleità di provare al momento no. Perché mi non piace se la fa molto. Guidare. No, assolutamente, poco tempo fa te l'ho proposto, se non sbaglio. Ho detto magari un giorno possiamo provare a scambiarci i sedili, a vedere, a scegliere una gara, magari non so, vicino a casa o che piace a lei, e scambiarci il sedile, perché bisogna seguire l'istinto, insomma, fare quello che uno si sente più votato a fare. Mi sembra che dal punto di vista come naviga sia determinatissima dai vostri racconti e con la grinta necessaria. Ma parliamo di un altro aspetto della tua vita che è molto importante, Fabrizio, quello che ti vede istruttore di una scuola di guida sicura. Ecco, tu hai parlato, hai detto poc'anzi in modo molto chiaro, io vado molto veloce in pista quando devo gareggiare, ma tutto altro discorso quando ovviamente sono sulla strada, rispetto le regole che ci sono, insomma, quali sono gli errori più comuni che i guidatori commettono? Allora, l'errore più comune e il più importante è quello di tenere il volante con una mano sola, perché il volante si tiene con due mani. Ecco, questo è l'errore, diciamo, che è il più comune dell'automobilista comune. Magari anche senza mani, magari tenendo il cellulare con l'altra. E poi il cellulare alla guida, il frenare poco, quindi il rallentare solo. Ecco, ma perché non scalare le marce non è corretto? Beh, no, si frena con i freni, lo dice la parola stessa. Questo vale dalla bicicletta, alla Formula 1. Poi quando quando uno ha iniziato a frenare con i freni può anche scalare le marce. Però se io scalo, rallento solo, e tra l'altro rallento anche solo con due ruote, perché se ho una macchina con una trazione anteriore rallento solo con le ruote anteriori. Se ho una macchina trazione posteriore, rallento solo con le ruote posteriori, lui mi può anche dire, ma ci sono anche le 4x4, è vero, però comunque rallento solo sempre. Sì. Frenare si frena con i freni. Un'altra cosa, frenare. E anche tenere le distanze di sicurezza, questo è uno dei problemi principali sulla strada che generano poi gli incidenti. Assolutamente, la distanza di sicurezza è importantissima, anche perché
ci sono, ce lo insegnano a scuola, gli spazi di frenata, gli spazi di arresto, che dipendono anche dalla velocità, anzi dipendono dalla velocità. Quindi la distanza di sicurezza è molto importante, anche perché poi se non la manteniamo, specialmente d'inverno in autostrada, quando c'è un po' di nebbia, succedono i disastri, i maxi tamponamenti, come è successo l'altro ieri. Le cinture, invece la cultura sembra un po' entrata, non quella delle cinture di sicurezza. Diciamo che la storia delle cinture di sicurezza è entrata non totalmente sui sedili posteriori. Perché è importante? È importantissimo sui sedili posteriori, perché bisogna sapere che a 20 km all'ora la nostra massa aumenta di 15 volte. A solo 20 km all'ora? Sì, quindi se io sbatto contro un ostacolo fisso a 20 all'ora e dietro ho una persona che non usa la cintura di sicurezza e che pesa 70 kg, questa persona viene a pesare più di una tonnellata, ha una massa di più di una tonnellata. E se viene a sbattere sulla schienale del mio sedile, me lo sradica e mi può anche ammazzare, perché mi schiaccia contro l'ostacolo, quindi contro il cruscotto della mia vettura, perché una tonnellata è un peso importante. Quindi a 20 all'ora, a 50 all'ora la massa aumenta di 45 volte, quindi ecco perché è importante indossare le cinture di sicurezza anche e soprattutto sui sedili posteriori. Ecco, questi corsi che durata hanno e insomma possono svolgerli? Bisogna avere dei requisiti particolari? No, assolutamente, no. Bisogna avere la patente, durano una giornata. Noi siamo sull'autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia, e dalle parti di Casei Gerola, tanto per quindi intenderci. In una sola giornata è possibile un'infarinatura delle... è possibile rendersi conto che ognuno di noi ha un limite. Questa è la cosa più importante di un corso di guida sicura, rendersi conto che noi abbiamo dei limiti e anche la vettura che stiamo guidando dei limiti. Quindi la cosa che, ecco, questa qua è la formula, ecco, è la formula è Junior, l'Elva che con la quale mi sono ogni tanto vado in pista. E ecco, dicevo, la cosa più importante è rendersi conto che ognuno di noi ha un limite e che succedono delle cose, ci accompagnano delle leggi fisiche quando noi guidiamo un mezzo, e possono succedere delle cose molto spiacevoli anche a velocità molto ma molto ridotte, anche perché noi quando facciamo gli esercizi di guida sicura non superiamo mai i 40-45 km all'ora, e gli allievi che vengono da noi a volte fanno addirittura fatica a raggiungere questa velocità, perché sanno che deve succedere qualcosa per forza, che sta succedendo qualcosa. Infatti sono molto morigerati, no? Nella guida, e noi facciamo fatica a fargli raggiungere queste velocità. Poi magari quando girano per strada in città normalmente questi limiti li superano di gran lunga, no? Senza rendersi conto che soprattutto in città possono succedere delle cose molto, molto pericolose, anche perché poi abbiamo le altre vetture che vengono in senso contrario, i marciapiedi, le piante, i pedoni che attraversano la strada. Quindi voi rendetevi solo conto, guardando a volte un Gran Premio di Formula 1, vediamo che alla partenza il pilota è concentratissimo, non molto concentrato, sta addirittura pensando a tutto... A ogni curva della pista, no? Quindi se è concentrato così un pilota che ha un autodromo a disposizione con una pista larga 12 metri, a maggior ragione dovremmo essere concentrati noi quando giriamo in città, no? Dove dicevo appunto prima ci sono le vetture che vengono in senso contrario, i pedoni che attraversano la strada, mentre invece noi lo facciamo magari col telefonino in mano, magari fumando la sigaretta. Addirittura un giorno ho visto uno che aveva in questa mano un panino, qua il telefonino e il cane in braccio. Ah beh. Ma veramente, l'ho visto davvero, avrei voluto fargli una fotografia. Eppure c'è ancora questa gente che va in giro
oppure portando i bambini, sì. Che pascolano sui sedili posteriori invece che sul, che sul, sul suo, sul no, proprio seggiolino. In braccio alla mamma. Rendetevi conto, queste persone non si rendono conto che un bambino, come dicevo prima, che pesa 10 kg, no? Sul sedile posteriore, a 20 all'ora, la sua massa non è più di 10 kg. Ecco perché poi succedono le disgrazie, come era successo l'anno scorso, non so se vi ricordate, a Monza, dove una mamma aveva sbattuto a una velocità irrisoria, proprio ridicola, e questo bambino era stato catapultato fuori dal parabrezza. Ci vorrebbe forse un po' più di educazione anche nelle scuole, sì, no? Non basta forse solo la scuola guida per educare. Sì, no, ma ci sono delle realtà, delle amministrazioni e delle scuole che fanno dei corsi all'interno delle ore di scuola ai ragazzini, ai bambini, soprattutto delle elementari. Ci sono delle iniziative anche fatte da degli automobile club, soprattutto rivolte ai bambini. Noi per esempio a Genova l'abbiamo fatto tante volte, si chiama Tu guidi io imparo. Cioè, noi prendiamo gli istruttori di guida sicura, facciamo montiamo i seggiolini per i bambini sui sedili posteriori delle nostre macchine della scuola di guida sicura, carichiamo questi bambini e i bambini insegnano agli istruttori a guidare, perché poi creiamo delle strade con le rotonde, con i semafori, con gli attraversamenti pedonali, e si chiama appunto Tu guidi io imparo, e i bambini devono insegnare agli istruttori a guidare e insegnare le regole, e devo dire che loro si divertono molto e poi è molto apprezzata, ecco. Tornando invece ai corsi di guida sicura, come si sviluppano? Cioè, in una giornata quali esercizi vengono affrontati? Dunque, in una giornata diciamo che funziona in questo modo. Si arriva in autodromo, c'è un'ora di teoria. Dopo la teoria si inizia a lavorare sulle vetture con gli esercizi classici della guida sicura, quindi la frenata con l'evitamento dell'ostacolo, il sovrasterzo, sottosterzo, lo skid, che è quell'esercizio con la macchina col carrellino sulle ruote posteriori che simula la sbandata, quindi per imparare a gestire i trasferimenti di carico. Ecco, questi sono i vari esercizi. Poi abbiamo tutti i moduli con le resine, i muri d'acqua che simulano l'ostacolo, eccetera eccetera. E dopodiché c'è la pausa pranzo, e dopo la pausa pranzo ci si trasferisce in pista, dove si mette in pratica quello che si è imparato al mattino con degli approfondimenti, quindi il corretto uso dello sterzo, del cambio automatico o manuale, dei freni, dell'ABS, degli approfondimenti un po' più particolari. Diciamo che è un corso anche abbastanza professionale. Noi abbiamo molte aziende che si rivolgono a noi per questi corsi, anche perché oggi questi corsi sono finanziati, sono finanziabili, e le aziende hanno la possibilità di avere degli sconti sui premi INAIL. E quindi diciamo che sono molto apprezzati. Certo. Poi privati, ragazzi giovani, anche persone di una certa età che vogliono comunque approfondire la loro esperienza o migliorare, diciamo, la loro esperienza di guida. Abbiamo avuto anche persone di una certa età, di età importante, cioè, abbiamo avuto dei signori che raggiungevano anche gli 80 anni. Non si sentivano più sicuri alla guida. No, ma che poi si divertono anche, si divertivano, appassionati, perché comunque chi è appassionato e chi piace guidare, cioè, ha sempre voglia di imparare qualcosa, certo, di nuovo. Questa è la nostra, diciamo, la nostra giornata tipo, il nostro programma. Ci diamo un po' del tuo, un po' del lei. Va bene, del tuo, assolutamente. Ti sei occupato di sicurezza anche nei rally? Io mi sono occupato di sicurezza anche nei rally,
cioè nei rally, nelle competizioni automobilistiche. Io molti anni fa sono stato diciamo nella commissione della FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, che si occupava delle omologazioni degli accessori di sicurezza nelle competizioni, quindi in tutte le competizioni, anche in Formula 1, fino al 97. Quindi, ecco, ma è vero che adesso è diventato molto più difficile anche sotto il profilo dell'adeguamento alle norme di sicurezza, organizzare dei rally storici anche in vista della nuova circolare Gabriele, insomma, ci sono tante restrizioni, sì, che hanno creato un po' un giro di vite in questo settore. Ma non è che abbiano creato un giro di vite, diciamo che c'è bisogno di molta più sicurezza di quanta ce ne voleva quando io ho iniziato a correre, perché ci vogliono degli accorgimenti particolari, tipo gli addetti alla scarcerazione, è solo una delle cose che mi viene in mente, però non è che ci sia aggiunta tanta roba da quando correvo io, perché comunque le vetture prima avevano bisogno del roll bar, dell'impianto di estinzione, delle cinture di sicurezza, tu avevi bisogno della tuta ignifuga, cioè dell'abbigliamento ignifugo, del casco, il tutto omologato. Di queste cose comunque c'è sempre ancora bisogno. Si aggiungono magari delle cose in più, delle spese in più per gli organizzatori, perché comunque diciamo che in confronto a anni fa i costi sono molto aumentati, purtroppo questa è la realtà e bisogna far fronte alla realtà, ecco. Volevo chiedere a Silvia se anche tu come navigatrice hai dovuto seguire dei corsi di sicurezza e dei corsi anche per diventare proprio navigatrice. Sì, per il rilascio della prima licenza bisogna andare all'ACI e seguire un corso, si chiama il corso per il rilascio della prima licenza, in cui ti danno sia le indicazioni su come funziona un rally, ma anche le indicazioni sulla sicurezza, sui sistemi di sicurezza, l'utilizzo del collare che è obbligatorio. Noi nelle storiche, nel nostro raggruppamento per la nostra macchina, no, ma nelle moderne c'è anche l'obbligo di questo collare, quindi sì, ti danno delle prime indicazioni assolutamente. E poi bisogna aggiornarsi, quindi ogni anno andare a guardare sul sito e vedere gli aggiornamenti dell'ACI per quanto riguarda i regolamenti e anche sulla sicurezza. Il fatto di avere accanto un pilota che, oltre ad essere un pilota, è anche un istruttore, ti rende ulteriormente sicura quando sei in macchina? Sì, indubbiamente sì. Grazie. Beh, sì, poi guida bene sul bagnato, quindi sì, più tranquilla. Bene, ma visto che abbiamo pochissimi minuti a disposizione, vogliamo sapere noi e far sapere da casa quali sono i prossimi progetti, le prossime iniziative che vi vedranno, insomma, in sella. Non so se sempre alla Lancia HF oppure se c'è qualche altra novità che vi aspetta. Ma non so, parlo io. Sì, no, novità per quanto riguarda la vettura, no, perché cioè, la macchina è una bella macchina, una bellissima macchina, non è competitivissima, però voglio dire è una macchina di tutto rispetto. Avevamo quasi intenzione di vedere di riuscire a fare un campionato europeo. E ne abbiamo parlato, vediamo un po' come si evolve, diciamo come si evolverà la situazione fino all'inizio del campionato. Intanto abbiamo deciso di fare la prima gara di campionato italiano, che è il rally il Vallate Aretine, che è una bellissima gara, e poi vediamo come si evolve la situazione, se andare avanti con l'italiano oppure trasferirci nell'europeo, vediamo. Bene. E noi vi seguiremo, intanto vi facciamo un in bocca al lupo per questa Grazie. Nuova stagione, e magari, chi lo sa, tornerete a trovarci con un'altra vittoria, non soltanto nei certo. nostri confini, ma anche a livello europeo. Assolutamente, grazie. Grazie davvero per essere stati i nostri ospiti, grazie a Fabrizio Pardi, pilota di rally di auto storiche, grazie a Silvia Bianco Francesetti, navigatrice. Insieme hanno vinto il campionato italiano di rally auto storiche.
Grazie a Paola Caramella per averci accompagnato anche quest'oggi in questa puntata. L'appuntamento con Full Option alla Tutto Gas è sempre per venerdì prossimo, sempre alle 19:30, sempre su Motori TV. Grazie, e grazie a Gabriele Rossetti. Grazie a voi.